Nel 2009, un'azienda produttrice di giochi per la Nintendo Wii, inviò alla regina Elisabetta II una console placcata d'oro. Ma, per questioni di sicurezza, non le venne mai consegnata. Sono tante le curiosità e gli aneddoti che hanno costellato la lunga vita di Elisabetta II, sovrana del Regno Unito, morta l'8 settembre all'età di 96 anni. Pare che oltre alla passione per i cani corghi e i tailleur colorati, la regina nutrisse anche quella per la Nintendo Wii, o perlomeno, questo è quanto raccontava nel 2008 al Sunday People, una fonte anonima di palazzo, secondo la quale, durante il Natale di 14 anni fa, la sovrana avrebbe pregato il nipote William di farla partecipare a una partita di bowling virtuale sulla console. Regina influencer. L'occasione di marketing derivante dall'aneddoto era ghiotta. L'anno successivo, la THQ, azienda produttrice di giochi per la Nintendo Wii, fallita nel 2013, decise di cogliere la palla al balzo e provare a fare di Elisabetta II un influencer ante litteram. Assieme a una copia di Big Family Games, un gioco per famiglie che stavano lanciando, la THQ spedì alla regina anche una console Wii placcata in oro 24 carati, commissionata direttamente alla Nintendo. Pensavamo che Sua Maestà non volesse giocare su una console vecchia. La mossa di marketing però non funzionò, per ragioni di sicurezza. La regina non poteva ricevere alcun regalo non richiesto, e dunque, la Wii d'oro venne rispedita al mittente, e la Royal Family non poté mai mettere le mani sulla preziosa console. Di mano in mano. Inizia così il lungo peregrinare della console reale, che passa dapprima nelle mani di un collezionista, che si fa chiamare Dan 2K0, che sostiene di averla acquistata da un contatto alla THQ, e poi nel 2017, in quelle di un altro appassionato, Donny Philrup, collezionista olandese, proprietario del sito specializzato in hardware di gioco Console Variations. Nel 2021 Philrup decide di mettere in vendita su eBay il pezzo reale da collezione, alla modica cifra di $300.000, spese di spedizione escluse, ma non riceve alcuna offerta. A maggio di quest'anno ci riprova, e mette la console all'asta su Golden, prezzo base $1.500. Dopo 44 offerte, la console viene venduta per $36.000. Forse, se avesse saputo dell'imminente dipartita della regina Elisabetta II, Philrup si sarebbe tenuto stretto il pezzo da collezione. Ora non ci resta che attendere le prossime mosse del nuovo proprietario. So chi è, ma non posso dirlo perché desidera rimanere anonimo, ci ha svelato Philrup. Per scoprire quale sarà il destino della Wii della regina,